politica agricola che abbiamo oggi non ha bisogno di una vera rivoluzione, deve essere adattata ai tempi di oggi. Quindi dobbiamo concentrare gli aiuti alle aziende familiari, dobbiamo a mio avviso avere una chiara degressività nei pagamenti, quindi aziende più grandi devono prendere di meno rispetto ad aziende piccole, serve un capping, serve anche un ricalcolo dei premi nel primo pilastro, dove a mio avviso il Parlamento si è espresso a favore, serve un nuovo calcolo, un nuovo metodo di calcolo, e serve una cosiddetta architettura verde, cioè un impegno agroambientale più semplice. Abbiamo visto che le regole oggi sono troppo complicate, quindi più semplici, che non significa più debole. C'è soprattutto una preoccupazione per quanto riguarda il finanziamento della politica, perché sappiamo che in questo momento stiamo discutendo anche del bilancio pluriannuale, che prevede un taglio per il settore agricolo, e quindi è chiaro che una situazione dove i fondi non saranno di più, probabilmente saranno un po' di meno, c'è anche una preoccupazione da parte degli agricoltori, però a mio avviso bisogna, proprio per questo che bisogna fare una riforma, bisogna concentrare i fondi su chi ne ha veramente bisogno e dove servono veramente per portare l'agricoltura verso il futuro, quindi concentrando anche sull'innovazione, sulla ricerca, sulla consulenza, cioè soprattutto anche in Italia, dove i pagamenti del primo pilastro vengono ancora calcolati su riferimenti storici. Uno degli obiettivi è anche cercare di concentrare i pagamenti su chi fa veramente agricoltura. Dobbiamo ammettere che oggi in Italia ci sono delle rendite in giro, c'è gente che ha titoli di pagamento in mano, però non fa più agricoltura.